stavano svolgendo dei lavori, una ditta esterna stava svolgendo dei lavori di manutenzione e di rifacimento del tetto, dove purtroppo questa mattina intorno alle 8 è accaduta questa disgrazia. Il lavoratore che appunto stava procedendo a questi lavori è caduto dal tetto, purtroppo giacendo sul pavimento. Oggi le dinamiche non sono ancora chiare. Quello che siamo riusciti fino adesso a ricostruire è che appunto era un lavoratore di una ditta che applica il contratto dell'edilizia, quindi un lavoratore che stava rimuovendo, comunque sistemando la copertura del tetto. Quello che ad oggi diciamo che sappiamo, insomma, e che lascia molto basiti è che comunque c'era stato anche un sopralluogo dell'ATS locale per verificare appunto la correttezza di tutto l'impianto. E l'altra cosa che ci lascia quanto basiti è un altro lavoratore che non torna a casa dopo il lavoro. Quanto all'apparenza, le aperture del tetto erano dotate poi di tutta una serie di reti di protezione poste al di sotto, e quindi oggi diventa fondamentale fare ulteriori approfondimenti da parte degli organi competenti per ricostruire e accertare quelle che sono le effettive responsabilità di quanto è accaduto.